Roberto Lombardo e Alessio Spiteri mettono la loro firma sul ventesimo rally di Caltanissetta, bissando la vittoria dello scorso anno e aggiudicandosi il trofeo Tornatore. Il loro successo nella competizione, valido come ultima prova della Coppa Italia e campionato siciliano, non è mai stato in discussione, vincendo tutte le prove tranne una, portando al successo la loro Škoda Fabia assistita dal team D'Ambra. La corsa dei beniamini di casa è stata un vero e proprio show, dove il duo Lombardo-Spiteri hanno pennellato le curve davanti a tanti appassionati presenti. Dietro si sono piazzati Paolo Piparo e Francesco Pitruzzella. Sul terzo gradino del podio i turchi Bukar Kukurova e Bukar Akai. Sfortunati invece i veneti Versace e Crosilla che dopo essere stati a lungo terzi hanno dovuto abbandonare all'ottava prova. Quarti i favaresi Licata e Giglio su Peugeot 208. Quinto Maurizio Mirabile su Alpine Renault. Sesto il figlio d'arte Ernesto Riolo con Mauro Marin. Settimi l'equipaggio nisseno composto da Locascio e Castelli su Peugeot 106. Ottavi e noni due macchine in competizione tra di loro, Mattina Rosato e Gianfilippo Raccuglia, entrambi su Renault Clio, mentre ha chiuso la top 10 Zucchetto e Mancuso su Peugeot 106. Nelle altre classi in evidenza Francesco Bonomo con Kevin Skepis, che con la Peugeot 106 versione N2 si sono giudicati il gruppo R5CN e i solisti della classe A7 Nazareno Pellitteri con Michele Lomonaco su Renault Clio RS e ancora Carlo Stassi con Vincenzo Cosenza, primi di classe N3 sempre su Renault Clio. Successi anche per Michele Antinoro con Michele Lodestro su Peugeot 106 in classe A5, per Emanuele Buscarino con Salvatore Di Giorgio, primo fra le Racing Start con la grande Punto RSD Vendi e per Gaetano D'Urso e Ivan Fantuzzo, vincitori di gruppo RCSN con la Peugeot 106 di classe N1. Ha dominato la gara fra le vetture storiche l'equipaggio palermitano composto da Giuseppe Musso e Massimiliano Alduina, che con la Porsche 911 Carrera RS hanno primeggiato in tutte le prove speciali, seconda con l'altra vettura di Stoccarda, una 911 di secondo raggruppamento Enzo Barcellone e Girolamo Catalano, e terzi Stefano Parisi e Salvatore Portera sul Lancia Delta HF integrale di quarto raggruppamento. In quarta posizione hanno chiuso la loro prova Giovanni Spinnato e Fabio Mellina, vincitore del terzo raggruppamento.